Si riapre il caso di Ciotti, la cui indagine, ricordiamo, è partita proprio da Agrigento. Il Tribunale dei Ministri chiede il processo contro il Ministro dell'Interno per aver abusato, dicono i giudici, dei suoi poteri, violando le convenzioni internazionali e privando della loro libertà i 174 migranti costretti a rimanere a bordo della nave. L'inchiesta era partita quest'estate dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio per una serie di reati, il più grave dei quali era il sequestro di persona. L'inchiesta era poi passata al Tribunale dei Ministri di Palermo, che, spogliato della competenza territoriale, ha ritenuto che non fossero stati commessi reati al largo di Lampedusa e che ad accertare eventuali reati commessi nel porto di Catania dovesse essere la magistratura etnea. Diversamente dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che aveva chiesto l'archiviazione, i tre giudici hanno esaminato il fascicolo proveniente da Palermo ed hanno ritenuto che ci siano elementi per procedere contro il ministro dell'Interno per il trattamento a bordo dei 174 migranti soccorsi quest'estate dalla nave Diciotti, poi sbarcata a Catania. Mi è arrivata oggi, proprio pochi istanti fa. Siete privilegiati, siete i primi a vederlo probabilmente. Eccoli qua. Gli atti del Tribunale di Catania, sezioni reati ministeriali. Già qua avete intuito che c'è qualcosa che ovviamente riguarda la mia persona e riguarda anche voi. Torno a essere indagato in base all'articolo 605 del codice penale per sequestro aggravato di persone e di minori, pena prevista da 3 a 15 anni. Secondo questi tre giudici del Tribunale di Catania, bloccare lo sbarco quest'estate dei 177 immigrati presenti sulla nave Diciotti. Chiarisco subito, io non cambio di un centimetro la mia posizione. Barche, barchini e barconi di scafisti, trafficanti, mafiosi o amici di tizio, ONG, olandesi e tedesche, in Italia non sbarcano nessuno. Quindi, se sono stato sequestratore una volta, ritenetemi sequestratore anche per i mesi a venire. Non cambio assolutamente idea perché voglio salvare vite e voglio presidiare i confini e voglio difendere il mio paese. Intanto la nave Sea Watch è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio dal largo delle coste di Siracusa. L'ingresso è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo. La nave olandese è affiancata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. E lo stesso Salvini ha definito una provocazione la notizia del movimento della nave verso l'Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà, nessuno sbarcherà in Italia, pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire, ma i porti italiani sono e resteranno chiusi.